Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra puntata di Economia in Quark. Io sono Alessandro De Nicola e con me, abbastanza prevedibilmente, ci sono Carlo Cottarelli e Buongiorno. Giampaolo Galli. Buongiorno. Allora, la notizia della settimana, che insomma molti commentatori stanno in qualche modo analizzando, sviscerando con più o meno benevolenza, in genere con molta benevolenza, è il DEF, il documento Economia e Finanza, che insomma dà la linea del governo per i prossimi anni. È un DEF naturalmente che non può non essere letto in parallelo con quello che sarà il Piano Nazionale delle Riforme, perché tutti i quadri macroeconomici che sono descritti derivano, insomma, sono legati anche al successo delle riforme che verranno attuate grazie al PNRR. E quindi le due cose vanno insieme e il DEF si concentra molto sugli aspetti di finanza pubblica, un po' meno, anzi quasi niente, sugli aspetti programmatici, come facevano i DEF degli anni passati. Allora io chiederei a Giampaolo Galli un commento, visti i numeri che ci sono all'interno del DEF, il 159% del debito pubblico con cui abbiamo fatto il piccolo botto, che però attendere dovrebbe scendere. Cosa ne pensa dal punto di vista della finanza pubblica, se il debito sarà sostenibile, se ulteriori shock potranno metterci in pericolo, il rientro del deficit, così come è descritto, è realistico. Insomma, un quadro d'insieme su questi aspetti di finanza pubblica. Ma mettiamola così, questo è un DEF, è un po' come tutti quelli degli anni precedenti, con la differenza che parte da un disavanzo pubblico che è quasi al 12% e un debito pubblico che è praticamente al 160%, e disegna un cammino di rientro che forse non è impossibile. Bisognerebbe che al governo di questo paese ci fosse sempre qualcuno come Draghi, che non succedano nuove crisi di governo, nuove crisi gravi, che non ci siano nuovi partiti populisti che si affacciano e anche che non ci siano nuove crisi internazionali. Cioè, l'ipotesi è che l'Italia ricominci a crescere, cresca a un ritmo che per i prossimi anni, forse ragionevolmente, quest'anno, l'anno prossimo, supera il 4%, poi rimane al 2% per qualche tempo, poi converge verso l'1,1, ma diciamo costante, senza quindi crisi internazionali, crisi da riscaldamento globale, crisi pandemiche, crisi finanziarie, non ci deve essere nulla di che va storto, e soprattutto i tassi di interesse devono rimanere estremamente bassi, malgrado che l'inflazione implicita in questi scenari torni vicino al 2%. Questo, diciamo, lascia un filino perplessi, perché se l'inflazione torna verso il 2%, che è l'obiettivo della BCE, uno si può immaginare che la politica monetaria, non solo in Europa ma nel mondo, perché lo stesso sta succedendo negli Stati Uniti, un po' alla volta si normalizzi. E quindi, forse sì, se siamo fortunati le cose andranno così. Però la domanda da farsi è questa, profonda, non solo economica, anche politica. Non sarebbe forse meglio dire adesso agli italiani, che certo stanno soffrendo per la pandemia, stanno soffrendo enormemente, usciamo dalla pandemia, e questo è essenziale,
Poi dopo però ci sarà un cammino non facile, lungo, ma neanche impossibile. Forse un messaggio del genere sarebbe più corretto e ci preparerebbe a un futuro che non sarà facilissimo, tanto più che gli altri paesi europei hanno un debito molto più basso, per cui ci saranno tensioni economiche, finanziarie e anche politiche all'interno dell'Europa. Grazie. Naturalmente negli ultimi 20 anni abbiamo avuto così tante crisi improvvise, a partire dalla prima di inizio secolo, di cui quest'anno ricorre il ventennale delle Torri Gemelle, per poi proseguire con la crisi finanziaria, la crisi del debito sovrano e adesso la pandemia. Che dobbiamo molto essere fiduciosi nello stellone che ci aiuti. Quello che vorrei chiedere a Carlo è questo. L'altro giorno ho visto sul Wall Street Journal, credo, un articolo in cui si descriveva il dibattito in corso tra gli economisti che dicono: ma i vecchi parametri sul debito pubblico bisogna rivederli, nel senso che la vecchia regola d'oro di Rogoff e gli altri, che sopra il 90% poi diventa un po' troppo pesante, può far male alla crescita. Qui, con quello che sta succedendo, diciamo, inutile che ci impicchiamo, e tant'è che paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, solo la Germania rimane abbastanza salda, no? Quindi io vorrei chiedergli, sempre pensando al nostro DEF, in questo contesto internazionale di alti debiti, alti deficit, come si inserisce, come vedi ad esempio l'appoggio della BCE? Perché tutti quanti diciamo la BCE prima o poi non è che può continuare in eterno a comprare titoli, ma magari non in eterno, ma molto più a lungo di quello che uno poteva prevedere. Come inserisci questo in questi cambiamenti enormi che ci sono anche a livello internazionale? Insomma, il futuro è un'ipotesi, il futuro è incerto. Il futuro è un'ipotesi, è una canzone di Ruggero. Lasciamo No, perdere. Voltaire diceva: il futuro è un grande galantuomo, peccato che arrivi sempre troppo tardi. Però è meglio citare Ruggero, Enrico Ruggeri piuttosto che. È una mia cultura pop. Futuro è un'ipotesi. No, il rischio principale che affrontiamo noi e che affrontano gli altri paesi, ma che soprattutto affrontiamo noi, è un aumento dei tassi di interesse, come ha detto Giampaolo. Aumento dei tassi di interesse e un aumento dell'inflazione che poi causerebbe un aumento dei tassi di interesse, perché finché i tassi di interesse rimangono a livello cui siamo, è un debito leggero. Tra l'altro l'Italia sta prendendo a prestito non dai mercati finanziari, prendendo a prestito dai mercati finanziari per rinnovare il debito in scadenza, ma tutto il debito nuovo, ecco, dalla Banca d'Italia, in pratica, nella sostanza, dal sistema delle banche centrali europee, ma in pratica dalla Banca d'Italia, e dall'Unione Europea, tassi di interesse negativi. Quindi è chiaro che si tratta di un debito che è più facilmente sostenibile del passato. La questione è che cosa cambia se i tassi di interesse internazionali cominciano a aumentare. Quindi il rinnovo del debito in scadenza comunque avviene a tassi di interesse più elevati, e addirittura se la Banca Centrale Europea a un certo punto, per riassorbire la liquidità che è stata creata in questi anni, deve smettere anche di rinnovare i titoli in scadenza e quindi sostanzialmente vendere sul mercato i titoli che ha al momento. Questa ipotesi è un qualche cosa ovviamente che non piace a nessun paese, però all'interno dell'area dell'euro, questa è la cosa fondamentale, sta aumentando il gap, il divario tra i paesi mediterranei, sud Europa, e quelli del nord Europa. Perché i paesi del nord Europa, alla faccia di tutte le critiche che si possono fare, sono stati in grado e saranno in grado di crescere con un debito pubblico più basso, non hanno bisogno di deficit pubblico. Per qualche motivo loro non hanno bisogno di deficit pubblici per crescere. E hanno risposto
questa crisi Covid con un aumento del debito che è incomparabilmente più basso di quello del nostro paese e dei paesi mediterranei come la Francia, la Spagna, la Grecia. Siamo tutti su un aumento del debito pubblico intorno ai, per noi, 25 punti percentuali, 25 punti percentuali in 2 anni rispetto al dato di fine 2019, quando la Germania fa 9 punti percentuali. Sono marziali, cioè, adesso, ma, per voler, ma ci troviamo nella stessa Unione Europea, nella stessa area dell'euro con dei marziani. Che anche di fronte a uno shock di questo genere, finanze pubbliche non spendono tanto, eccetera. E vanno avanti, non è che in termini di crescita economica la Germania ha fatto ancora una volta meglio di noi l'anno scorso. Poi Germania, ma tutti i paesi del nord Europa. Lasciamo perdere, poi c'è anche, non sta nell'area dell'euro, ma la devo nominare, la Danimarca. La Danimarca quest'anno, l'anno scorso, ha un deficit, secondo il Fondo Monetario, un po' più alto del 3%, secondo altre stime, al di sotto del 3%, in un anno come l'anno scorso, la Danimarca. Questi sono marziani, fondamentalmente. Allora, la domanda fondamentale che riemergerà è: ma può tenere l'area dell'euro quando c'è gente al nord che si comporta in un modo e la gente al sud che si comporta, indipendentemente da chi abbia ragione o chi abbia torto, può tenere? Io penso che ci sono tanti anti-euro che stanno lì seduti al fiume aspettando che qualcosa passi nei prossimi anni. Perché questa divaricazione tra debiti, paesi a debito alto e paesi a debito basso sta raggiungendo livelli mai raggiunti. La differenziale tra debito pubblico tedesco e debito pubblico italiano, secondo le previsioni del Fondo Monetario, che sono precedenti alla revisione verso l'alto della spesa pubblica italiana dell'ultimo DEF, era previsto arrivare al 92%, 92 punti percentuali nel 2024. Quindi dobbiamo sperare davvero che questa azione del DEF, che le riforme fatte al di fuori dal DEF, che forse sono molto più importanti addirittura di quello che si, degli investimenti pubblici che sono previsti nel DEF, davvero ci facciano crescere al 2%, 2,5%, per dare l'impressione ai mercati che effettivamente siamo in grado di tenere il passo con quelli che stanno al nord delle Alpi. Mi fermo qua. Grazie. Va bene, quindi come hanno capito coloro i quali ci ascoltano, molto, molto di quello che c'è scritto sul DEF e molte delle previsioni riposano su una serie di fattori non sfavorevoli, mettiamola così, che devono capitarci nei prossimi anni. Per fare in modo che questo capiti, ci sarà bisogno di un grado di responsabilità e consapevolezza come negli ultimi 10 anni non c'è mai stato. Quindi ecco, questo dovrà sicuramente cambiare. Detto ciò, vi ringrazio per la solita consueta attenzione. Vi salutiamo, Carlo Cottarelli e Giampaolo Arrivederci. Galli. Arrivederci. Arrivederci e ci vediamo alla prossima nostra puntata. Grazie.